Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 52esimo episodio per la nostra videoguida dedicata a God of War. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di mettere like al video e, cosa ancora più importante, di iscrivervi al canale, così da supportare queste e tante altre serie videoguide presenti e future sul nostro canale YouTube Mastro Titto. In questo video affronteremo la nostra ottava Valchiria, ovvero Ildr, che si trova all'interno del labirinto di Valdi nel regno di Niflheim. Lo scontro con la Valchiria Ildr risulterà il più innovativo tra gli ultimi affrontati. Questa avversaria infatti dispone di mosse che conosciamo bene, come la combo in volo, l'attacco dalla distanza con la falce e in alcuni casi si difende con le possenti ali metalliche. Oltre questo è anche in grado di colpirci dalla distanza con un nuovissimo attacco che sa utilizzare solo lei, ovvero la raffica di ghiaccio. Una serie di proiettili congelati che possono essere agevolmente parati e al cui termine segue un proiettile più grande che in questo caso è bordato di rosso e che vi consiglio di schivare lateralmente. In più posso dirvi che la capriola laterale sarà utile per evitare la quasi totalità delle offensive di Ildr e che rappresenta la chiave per il successo in questa sfida. In realtà però il vero nemico non sarà tanto la Valchiria quanto la nebbia mortale che in pochi minuti svuoterà completamente l'indicatore dell'ossigeno di Kratos, portandoci così a morte certa, per cui dovremo essere veloci, aggressivi e letali. Qui a Niflheim, ma tu direi che si combatte. Disponibile. Ed è così che abbiamo anche sconfitto la Valchiria Ildr. Siamo stati bravissimi. Libertà? Sì, ora sei libera. Le mie sorelle hanno patito la stessa sorte? Sì, ma le salveremo. Siete molto valorosi. Buona fortuna. Il Valhalla attende. Entrambi? Non mi ha nemmeno visto. Il consiglio degli Orsi. Favore per la Valchiria completato, dimostra il tuo valore, il mo di Ildr, oggetto leggendario. Se vi ricordate è accanto alle due statue dei rematori sulla strada per lo scalpello di Tau. Questa tua regina è forte, più forte delle altre Valchirie che abbiamo affrontato. Forte è dir poco, fratello. Allora dobbiamo prepararci. Corazza della Valchiria, oggetto epico, armatura busto, armatura da vero guerriero forgiata con metalli del Valhalla. L'essenza di Valchiria favorisce le statistiche bilanciate.
Cuore della Valchiria, oggetto epico, incantesimo, probabilità molto bassa di attivare un vantaggio che conferisce la protezione della Valchiria dopo un colpo con arma a segno, 50% di resistenza a tutte le alterazioni di stato e ai barcollamenti causati dagli attacchi nemici. Acciaio sgardiano perfetto, oggetto epico. Ed infine, Ala del Caduto, oggetto epico, pomo d'ascia, probabilità discreta di attivare un vantaggio che, uccidendo un nemico, conferisce potere della Valchiria, che aumenta forza, e potere runico, si accumula fino a 3 volte. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 52esimo episodio della nostra videoguida dedicata a God of War è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete dedicato e spero in qualche modo di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!